Nel giorno in cui la Sicilia diventa zona gialla, appaiono sempre più allarmanti i dati sull'incremento dei positivi e dei ricoverati, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva, e sul numero dei morti per Covid. La Sicilia, infatti, diventa gialla per avere superato i limiti dei tre parametri stabiliti dal governo per il cambio di colore, con le terapie intensive occupate al 12% e i reparti ordinari al 19%, limiti fissati rispettivamente al 10% e al 15%. La regione, inoltre, è quella con la più alta incidenza di casi positivi ogni 100.000 abitanti, che sono oltre 200, mentre il limite in questo caso è di 50. I morti nella settimana sono stati 95 contro i 59 della settimana precedente. Il superamento delle soglie critiche, insomma, preoccupa di più del passaggio alla zona gialla, dove le nuove restrizioni sono piuttosto limitate. Le mascherine sono obbligatorie anche all'aperto e il limite di 4 commensali al tavolo del ristorante, ad eccezione del fatto che si sia conviventi. Per il resto rimangono in vigore le stesse regole che valgono per la zona bianca. Insomma, nessun grande cambiamento per la Sicilia, che deve però stare in guardia. Il superamento delle soglie critiche e il fatto che il numero dei vaccinati sia tra i più bassi d'Italia fa temere per l'isola il passaggio alla zona arancione. Un disastro, sono avvilito e disperato, c'è tanto scoraggiamento da parte del sindaco di Milo, Alfio Cosentino, dinanzi al paesaggio lunare che gli riserva la piazza Belvedere, quella tanto amata dai compianti Franco Battiato e Lucio Dalla, sommersa ieri da un tappeto alto 5 cm di cenere vulcanica, circa 7 kg per metro quadrato caduti proprio ieri nello spazio di 2 ore, tra le 18 e le 20, dopo l'ennesimo risveglio dell'Etna e la ripresa dell'attività stromboliana dal cratere di sud-est, come documentata dai bollettini dell'INGV di Catania. Come sindaco, ha detto ancora Cosentino, sono pronto a gesti eclatanti, se serve andrò anche dal prefetto a consegnare la mia fascia tricolore. Questo della cenere dell'Etna, continua il primo cittadino di Milo, località caratteristica proprio alle pendici dell'Etna, che si ripresenta ormai da 7 mesi, è un problema insostenibile sia per noi amministratori, che dobbiamo ripulire strade, piazze, cimitero e tetti di edifici pubblici come scuole e municipio, sia per i privati, che devono sostenere spese consistenti che intaccano i risparmi delle famiglie. Come comune, ricorda infine Cosentino, abbiamo impegnato e ancora non pagato alle ditte private circa 300.000 euro, una cifra enorme per un comune di appena 1.000 abitanti. Per Cosentino occorre quindi che la regione siciliana, anche tramite la protezione civile, dia supporto alle comunità e alle amministrazioni. Punto G, appunti e disappunti di Gino Astorina. Io sto con Selvaggia Lucarelli. Non ci dobbiamo indignare se solleva il tappeto dalle brutture della nostra amata Sicilia, se mette a nudo le nostre malefatte, la spazzatura di Noto, la pessima gestione dei B&B, le bare non tumulate del cimitero di Palermo. Avremmo dovuto anticipare noi la rabbia della signora Lucarelli, e invece no. Invece no, io ho paura che l'abitudine sia una brutta bestia che rende normali i disservizi di questa martoriata terra. Selvaggia, sto con te. Solo una curiosità, per caso ti trovi ancora in Sicilia? Se sì, ti potrei ospitare a casa mia, a condizione però che riesca a scoprire chi scopa il balcone dei piani alti della cenere dell'Etna e ogni volta il bucato appena steso ritorna a casa di un colore completamente diverso. Oppure se riesci a svelare il mistero del condomino che riesce a martellare solamente negli orari di riposo. Credimi, in cambio ti porterei a Selinunte, a Taormina, a Siracusa, Fontane Bianche, a Piazza Armerina, chiaramente previa telefonata ai sindaci dei luoghi. Si capisce. Iniziano oggi gli interventi di pavimentazione sulle autostrade A19 direzione tra Palermo e Villabate e A29 Palermo-Mazara del Vallo. La nuova pavimentazione sarà di tipo drenante che, in caso di pioggia, consente un notevole miglioramento delle condizioni di marcia in ordine a sicurezza e comfort. Ne dà notizie l'ANAS in una nota. Lungo la A29 i lavori saranno eseguiti in entrambe le carreggiate in orario notturno,
tra le 22 e le 6, mentre tra Palermo e Villabate si interverrà lungo la sola carreggiata in uscita da Palermo, con turnazione sia diurna che notturna. In entrambi i casi le lavorazioni prevedono il restringimento di carreggiata, con chiusura delle corsie di sorpasso di emergenza in marcia, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dal cantiere. Per quanto riguarda i possibili itinerari alternativi tra Palermo e Villabate, si ricorda la possibilità di percorrere via Messina Marina e la statale 113 per destinazioni costiere oppure via Messina e Montagne per giungere allo svincolo autostradale di Villabate. Una raccolta di pensieri fatta durante il primo lockdown e anche parte del secondo. Pensieri che di solito gli artisti producono a centinaia, a migliaia, e poi abbandonano. Invece io li ho messi via tutti, e quando ho deciso di non pensare più, perché mi stavo facendo troppo male, allora ho detto: questa cosa però va tenuta. Ho fatto questa raccolta di pensieri, ho visto che il libretto era un po' piccolino e ho pensato: non è un libro, però può essere interessante anche questo titolo, perché il sottotitolo è Solo pensieri acidi e non, perché ci sono anche delle cose comiche. E ogni donazione che viene fatta, senza detrarre nessuna spesa, viene consegnata direttamente alla Croce Rossa Italiana, che poi comprerà un'ambulanza quando arriveremo alla quota, insomma. Per cui anche qui in Sicilia, a Taormina, a Santa Teresa, il libro è dedicato a tutti i volontari del mondo in generale che si buttano ogni volta in un disastro dell'umanità, compreso quello di questi giorni in Afghanistan. Mi fido molto del buon cuore dei siciliani. Chiediamo invece al sindaco se preferiva avere Ezio Greggio oppure va bene anche Iaccatti qui a Taormina stamattina. È veramente una domanda trabocchetto, perché io penso invece che sia ottimo così, perché parliamo di qualcosa che va oltre il personaggio, nel senso che il personaggio si è calato nella realtà di una drammatica, forse potrei dire tragica, situazione nazionale, e quindi riflettere su che cosa è accaduto e come noi stessi abbiamo reagito, anche individualmente, come ha fatto appunto Enzino Iacchetti con questo suo non libro. Ma per essere un non libro dovrebbe essere non scritto, ma forse perché è stato scritto a pezzetti, ma perché è stata frammentata la nostra vita, e quindi io penso che sia un momento di riflessione per poter capire come siamo diventati, forse un po' meglio, forse un po' peggio, e come abbiamo reagito e come dobbiamo ancora reagire. Gli straordinari risultati dell'atletica italiana alle Olimpiadi di Tokyo portano anche la firma indelebile di Filippo Di Mulo, il tecnico del CUS Catania, responsabile del settore velocità della nazionale di atletica leggera, è stato premiato in un albergo della scogliera catanese dal presidente del CUS Catania Luigi Mazzone, anche lui protagonista a Tokyo nello staff tecnico della nazionale di scherma, presente anche il magnifico rettore dell'Università di Catania Francesco Priolo. Nell'occasione sono state premiate anche la squadra di tennis del CUS promossa in Serie 2 femminile e l'atleta Silvia Abate, che fa parte della nazionale italiana di arrampicata sportiva e si è classificata quindicesima agli ultimi campionati europei. Finita l'Olimpiade, no? Adesso bisogna raccogliere i frutti di questa bella trasferta, di questi grandi successi italiani. Per cui qual è la ricaduta che ci aspettiamo? La ricaduta che ci aspettiamo è quella che adesso molti bambini verranno a fare l'atletica leggera. Perché c'era stato già il calcio, no? Che aveva vinto gli europei, quindi avrebbero sicuramente fagocitato molti piccoli aspiranti calciatori. Adesso l'atletica un po' cercherà di frenare questo flusso verso il calcio, speriamo che ci sia invece un flusso verso l'atletica leggera. Pensare che tutto questo nasce nella pista d'atletica del CUS Catania, la nostra cittadella universitaria, capite bene che
è qualcosa di veramente inebriante. E poi Filippo è una persona splendida e con un profilo che mantiene un'umiltà che solo le persone grandi e intelligenti sanno mantenere. Ancora una vittoria per il Catania nella canoa polo. Questa volta è toccato allo Yomar Club Catania, che ha conquistato lo scudetto Under 21 nella partita disputatasi ieri a San Miniato, Pisa. Il titolo italiano è stato ottenuto dopo un sudatissimo 4-3 contro il Canoa Club Napoli. Tanta determinazione e voglia di vincere hanno fatto la differenza e hanno reso possibile la rimonta dopo un iniziale 2-0 del Napoli. Il Catania torna al pareggio grazie alle reti di Barbagallo e Lampò, ma il Napoli segna il suo terzo gol, che viene pareggiato ancora una volta da Barbagallo. Ai supplementari decisivo è risultato il golden goal di Pietro Juvara, che ha fatto vincere lo scudetto. Una vittoria dedicata anche a tutte le vittime di femminicidio, in particolare alla tragica scomparsa di Vanessa Zappalà. Simbolico il gesto, fortemente voluto dal tecnico Alessandra Catani e da tutti i dirigenti, di far indossare delle maglie rosa. Un segnale forte contro ogni sorta di violenza. Al Circolo Canoa Catania troverete sempre degli alleati per le giuste cause. Questo lo slogan del club rosso-azzurro. Buongiorno da Brivi Meteo, buon lunedì 30 agosto. Ultimi giorni del mese all'insegna della stabilità atmosferica su tutta la Sicilia. Inizio settimana decisamente più fresco. Giornata dal clima perfetto, ancora soleggiato, poche nubi su tutte le province siciliane. Venti da deboli a moderati al suolo, dal primo pomeriggio sulle zone interne N in particolar modo, vento forte meridionale oltre 50 km orari fino ad inizio serata. Le temperature saranno nelle medie stagionali: Palermo 32, Caltanissetta, Siracusa 30, Catania, Messina, Agrigento, Trapani 29, Ragusa 27, Enna 26 di massima. Mari ancora poco mossi sotto costa, mossi al largo con motondoso in aumento. Sul monte Etna quota 3000, venti forti oltre gli 80 km orari da ovest nord-ovest, temperature fra i 5 e gli 8 gradi. In presenza di nubi di cenere vulcanica, la stessa verrebbe spinta sul versante meridionale del monte e costa ionica catanese. In attesa delle piogge vi auguro un buon sole più tutti. Buon inizio settimana, seguiteci sulla pagina Brevi Meteo di Facebook. A domani dal vostro dottor Strano Tempo. Ciao!